Allora, qui siamo a Casa Speranza. In questa casa si ospitano all'incirca 15 donne. Sono gente che magari sta qui 2 o 3 giorni, gente che si ammala e noi vengono qui a curarsi, perché sono gente che lavora nelle famiglie e la famiglia non può occuparsi di loro. E la nostra associazione, oltre all'accoglienza, siamo in 22-23 volontari. Qualcuno si occupa del banco alimentare, alcuni c'è un gruppetto per il banco, poi c'è un gruppetto per gli abiti, l'armadio, e poi abbiamo un piccolo mercatino che raccogliamo tutto quello che la gente butta e la offriamo a chi non può, e chi può fa una piccola offerta. Tutto quello che si fa qui a Casa Speranza, noi non chiediamo denaro, è tutto gratuito. Chi vuole può fare un'offerta, ma noi non chiediamo soldi per niente, per nessuna ragione. Facciamo catena con, diciamo, rete, si dice, con altre associazioni, altre parrocchie. Quindi qui ospitiamo anche un'associazione delle Rive Rosse, che ha dei ragazzi portatori di handicap che vengono qui a fare attività. Poi ospitiamo anche altri ragazzi che sono anche in istituti, che vengono qui a fare volontariato per passare la giornata. E abbiamo anche un accordo con il tribunale per i piccoli reati che vengono qui a fare qualche ora. In questa casa, non so, sono passate circa 3.000 donne, come dire, sono nati anche 9 bambini. E quindi penso che abbiamo fatto il giro del mondo con le donne, penso, veramente, perché abbiamo ospitato donne cinesi, donne sudamericane, un po' tutto il mondo è passato dalla Speranza.